Oh, signore e signori, buongiorno, buongiorno a tutti. Come state? Come va? Come va la vostra estate? Tutto bene? Sono tornato dopo tanti, un mese e mezzo più o meno, dopo tanto tempo, dall'ultimo mio video che feci, la sconfitta purtroppo amara contro l'Alessandria. E ripartiamo. Ieri sera è ufficialmente ripartita la nostra nuova stagione, il nostro nuovo corso. Il pomeriggio allo stadio, nel ventre dello stadio comunale Alberto Pinto, nei locali dell'ex store. Dico ex perché è probabile che l'anno prossimo avremo finalmente uno store in città. E apro una piccola parentesi. Tutto ciò va dato merito allo staff del presidente D'Agostino, che senza di lui praticamente oggi staremo a parlare del nulla. Ieri sera, quindi ieri pomeriggio intorno alle 18 c'è stata la presentazione di mister Scazzola e del suo vice. Innanzitutto bisogna dire benvenuto al nuovo mister. Finalmente si ha un mister con la M maiuscola e non un addetto messo lì tanto per. Riparte quindi il nuovo corso, parte l'era Scazzola. Un in bocca al lupo al mister che possa far bene e possa regalarci delle soddisfazioni. È un mister giovane, un mister che proviene dal Siena, dove ha fatto il miracolo l'anno scorso di salvare il Siena, e in precedenza ha allenato la Pro Vercelli vincendo un campionato, vincendo i playoff di Lega Pro e portando la Pro Vercelli a una salvezza tranquilla l'anno dopo in Serie B. È un allenatore che conosce bene i giovani, conosce bene il calcio, ex calciatore. Quindi una scelta abbastanza ottima. Poi sarà il campo, come sempre, a dare, insomma, a esprimere i valori che avremo della nostra squadra e appunto i risultati. Faccio un'altra piccola parentesi. Spero che vivamente che il presidente D'Agostino arrivi questo messaggio. Lo ringrazio pienamente per averci salvato e per averci donato di nuovo la dignità, perché come ha detto ieri sera il direttore sportivo Martone, a gente quando se ne deve i direttori sportivi, gli allenatori, quando se ne devono parlare a Casertana, se ne fuievano. Dicevano no, grazie, ma non per la città, per il nostro caloroso pubblico e per la nostra storia, gloriosa storia, ma per tante altre cose come lo stadio e le strutture. Quindi stiamo tornando piano piano alla normalità. È chiaro che noi vogliamo, quest'anno vorremmo quantomeno essere protagonisti, però mi accontenterei anche di fare i playoff di nuovo e di stare nella parte sinistra della classifica per tutto il campionato. Niente, cosa dire, ieri sera è stato accolto da un 200, mi sembra, tifosi, la sala era gremita. C'è di nuovo entusiasmo intorno a questa squadra e spero di rivedere nella nostra squadra il nostro amatissimo capitano Salvatore D'Arterio. Presidente, se questo video ti arriva, mi raccomando, per favore, rinnova il contratto al nostro capitano Salvatore D'Arterio, perché se lo merita. In quanto alla squadra, ne sapremo più nei prossimi giorni, prima di partire per il ritiro. La settimana prossima si partirà per il ritiro. Quindi dobbiamo dire che praticamente mai come quest'anno stiamo passando un'estate tranquilla sotto il profilo sportivo. L'iscrizione è avvenuta con ben 4 giorni d'anticipo sulla tabella di marcia e quindi vuol dire che la Casertana sta tornando ad avere finalmente quella base solida che non aveva nel passato. Tra le novità dette dal presidente ci sarà il fatto che lasceremo la Givova per passare alla Zeus, e quindi ci sarà nuovo sponsor tecnico, sarà la Zeus e non più la Givova. Per
Per quanto riguarda, ripeto, i giocatori, i calciatori, ne sapremo di più prima di partire per il ritiro, perché stanno trattando, li stanno trattando e quindi vogliono valutarli per bene prima di commettere degli errori come sono stati commessi in passato. Io sono fiducioso, vedo questo allenatore molto molto voglioso di fare. Mi dispiace solamente che lo staff tecnico purtroppo è cambiato tutto. Giustamente, quando hai un allenatore vero, l'allenatore vede di portarsi il suo staff, cerca di portarsi l'intero staff con lui nella sua esperienza calcistica. Quindi faccio un in bocca al lupo, un sentito ringraziamento di cuore al mister Claudio Pagliarulo per quello che ha dato alla nostra Casertana. E anche al preparatore atletico, che adesso non mi viene in mente il cognome, però li ringrazio di cuore perché hanno dimostrato attaccamento a questi colori, a questa maglia per tanti anni, tanti lunghi anni, dalla Serie D alla Serie C1. Quindi un in bocca al lupo sincero, di cuore, un ringraziamento da parte, credo, di tutta la tifoseria casertana. E che sia un arrivederci, non un addio. Un in bocca al lupo alle vostre esperienze future calcistiche. Vi meritate il meglio, veramente vi meritate il meglio. Detto ciò, ragazzi, volevo dire questo, volevo fare questo video per dare qualche news. Quindi è stato presentato Scazzola, a breve si partirà, la settimana prossima partiremo in ritiro. Che dire, sempre e solo Forza Casertana, eterno amore nostro, e che quest'anno sia una stagione da alti di alto livello. Un abbraccio a tutti, a risentirci magari prossimamente, ogni tanto con qualche live dal ritiro che faranno i nostri ragazzi, e forza Falchi, e speriamo che quest'anno veramente ci divertiamo. Un abbraccio a tutti e buon'estate a tutti. Forza Casertana.